Io sono Ilenia, ben trovati in questo nuovissimo video. Finalmente sono tornata a registrare con il mio telefono. E come promesso, ovviamente, come tutte le altre volte, oggi reaction della stessa stagione di Younger, precisamente l'ottavo episodio, che inizia con Lysa che deve portare un compito per scuola di Bianca, che lei ha lasciato a scuola. Ricordiamo, Bianca è la figlia di Charles. E qui a scuola incontra Pauline, l'ex moglie di Charles, che le dice: perché non ti registri come tutore, diciamo, a scuola, in modo tale che tu puoi prendere le bambine, le porti, eccetera, eccetera. Lei accetta, però fa un grave errore, che diremo dopo, ovviamente, perché sarà proprio il fulcro di questa puntata. Devastante, proprio. Poi ovviamente Charles proporrà a Lysa di trasferirsi da lui e lei ci pensa, diciamo, vorrebbe andare, però comunque è una scelta difficile da parte sua prendere, quindi ci dovrà pensare un po'. Poi ovviamente sempre lavoro millennial, però questa volta dovranno andare al ballo dei debuttanti, insomma dovranno organizzare questo ballo dei debuttanti dove ogni diciamo autore che ha pubblicato un libro comunque o due, uno in realtà dovrebbe essere accompagnato da un editore. Ovviamente Lysa dovrà accompagnare Pauline, che ovviamente è in blocco dello scrittore, perché lei, ricordiamo, ha pubblicato questo libro di successo, Vacanze di matrimonio, che cazzo è stato molto successo, dove raccontava la sua vita con Charles, che è andata a finire male, bla bla bla, e stava seguendo, diciamo, questa linea d'onda e voleva comunque pubblicare un sequel della sua vita, dove appunto questo ballo dei deputati dice che è comunque parzialmente autobiografico. E qui poi però ci arriviamo dopo, perché dobbiamo aggiungere delle cose. Perché poi ovviamente, vabbè, Maggie e Lysa stanno chiacchierando, dove Lysa ovviamente dice a Maggie che vorrebbe trasferirsi da Charles, e qua mi partono gli scleri un attimino di nerdaggine, perché mi citano a Star is Born e Great Bake Off, cioè Star is Born è tutto. Comunque vabbè, non era rilevante però per niente. Poi vediamo Pauline che parla bene di Lysa, cioè le fa molti complimenti, dove mai si è visto questa cosa da parte di Pauline, però ok, un'altra cosa che poi si ribalterà. Ecco qui arrivati al momento clou della puntata, perché Pauline tornerà a scuola mentre parla al telefono con Lysa, e diciamo, sembra che tra loro vada tutto bene. Invece la segretaria appunto della scuola le dice: ah, vedo che state andando bene tra te e la fidanzata del tuo ex. Sì, vabbè, però sai, cioè, si è scelta la ventenne, perché lei è ancora convinta che Lysa abbia 26 anni, 27, quello che è. Comunque gli anni passano per tutti. E invece la segretaria, cioè intelligentemente, che cazzo ne sa, quella là, le dice: no, ma che intende, che sei, ho 42 anni, quando sei registrata come tutore delle tue figlie mi ha dato come documento la patente, cioè la data di nascita. Perché cara Lysa, che cazzo, cioè tu dovresti ragionare un po' di più della coccia, cioè se tu dai la patente, ma vabbè, ma comunque anche se lei avesse dato qualsiasi altro documento, comunque quella lì l'avrebbe scoperto che lei non aveva 20 anni ma 42. E quindi la Pauline, tipo, come 42 anni, infatti dopo la segretaria non le fa vedere il documento, cioè la copia del documento di Lysa, è tipo, oh, sconvolta anche lei, tipo, perché, oh, what the fuck. Infatti, vabbè, poi parleremo, sì, ok, no, in realtà adesso dobbiamo parlare di questa cosa, perché poi Pauline ovviamente andrà al ballo dei deputanti con Lysa, e qui dovrebbe fare un discorso. E inizia: io dovrei scrivere il seguito del mio primo libro, bla bla bla, tutti discorsi, è un autobiografico, parzialmente autobiografico, tutte queste cose di discorso, fino ad arrivare a sputtanare Lysa, tipo,
Ok, io avevo già capito da come aveva iniziato a parlare questa qua che lei la doveva sputtanare. Tipo, ma che cosa stai zitta? Ma che cazzo vuoi dire per la vita delle persone? Cioè, tu non sei normale. Cioè, prima di fare proprio ciccia e poi la sputtani, ma che discorsi sono? Infatti Pauline dice, no, lei è la traditrice, a parte è mio marito, se ne va con i giovani assistenti, no, questi giovani assistenti poi mentono anche, perché lei ha 42 anni e ha mentito a tutti. Comunque, vabbè, la sputtana, tutto quanto, Diana giustamente inizia a prendere i fessi di Liza, dando della bugiarda a Pauline, insomma si crea questa cosa incredibile, questo batti e becco, però poi ovviamente Liza lì dice, ma guarda, è tutto vero quello che sta dicendo Pauline, e quindi io ho mentito a tutti, cioè proprio spudoratamente. E poi ovviamente, vabbè, si sente male Diana e va all'ospedale. Va all'ospedale, ma vabbè, non vuole parlare con nessuno. Alla fine perdona Liza, nonostante lei volesse licenziarla. E intanto Pauline vuole rivedere i suoi discorsi, diciamo, con Charles, i problemi con le figlie, la questione delle figlie. E poi in questo momento, vabbè, Liza si sfoga con Josh, qua torno i momenti di Josh della mia vita, delle puntate della stessa stagione. Quando mi volete far tornare su Josh, non lo so, vedete voi, perché qua mi stanno mandando frecciatine, lo dovete fare, basta. E poi niente, ecco, Diana voleva licenziare Liza, ma poi ci ripete perché si fanno tutti i discorsi strappalati, lei rimarrà ovviamente. E il resto lo dobbiamo vedere invece nella prossima puntata, sperando che vada un po' meglio. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa puntata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!